Perché oggi c'è stata una conferenza stampa all'interno del deposito ATAC di Tor Pagnotta per presentare dei nuovi filobus. Allora, con noi, ma non solo questo evidentemente, insomma, si parlerà di molte cose, con Enrico Stefano che è in linea con noi. Enrico Stefano, Presidente della Commissione Mobilità Roma Capitale e prossimo partente alla Maratona di Roma. Scusami, questo lo devo dire sempre. Enrico, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Sei pronto, sì, per il 2 aprile, mi raccomando. Poi i giorni precedenti cominciano un po', uno comincia a ripensare se si è allenato abbastanza, se non si è allenato, insomma, i giorni precedenti sono sempre un po' di riflessione, però No, in ogni caso è un'esperienza straordinaria. Senti, allora, che avete fatto oggi? Perché la presentazione di questi 16 filobus, ma erano nuovi o erano là che non erano utilizzati? No, in realtà era più di un anno che stavano ormai quasi marcendo nel deposito ATAC di Tor Pagnotta e diversi anni che erano fermi nella città dove la casa costruttrice li aveva realizzati, quindi erano diversi anni, 3-4 anni che questi mezzi erano pronti, acquistati, ma praticamente fermi. Noi siamo riusciti a recuperarli e a metterli in esercizio provvisoriamente sulle linee 60 e 80, perché poi questi filobus in realtà nascono e vennero acquistati per essere messi in esercizio sul corridoio filoviario Eur Laurentina e Eur Tor de Cenci. Il primo di questi due corridoi, Eur Laurentina, diciamo che sarà consegnato e aperto entro la fine di quest'anno, diciamo al massimo all'inizio del prossimo. Perché non erano stati utilizzati? Ma diciamo per dei problemi principalmente burocratici che però noi abbiamo affrontato e superato, perché appunto sono stati acquistati per essere messi in esercizio su questi corridoi filoviari, però questi corridoi hanno subito dei ritardi enormi nella realizzazione dei lavori. Uno dei due, addirittura il corridoio di Eur Tor de Cenci, ancora deve essere progettato in via definitiva, mentre i lavori appunto del corridoio di Laurentina sono andati avanti con enorme ritardo. Considerate che sono dei lavori che sono iniziati, adesso non vorrei sbagliarmi, ma nell'ordine di grandezza quasi da una decina di anni, quindi nel frattempo siamo su quello. Questi mezzi stavano rischiando di diventare inutilizzabili, abbiamo dovuto superare un pochino di difficoltà burocratiche, perché vengono acquistati per essere utilizzati su quei corridoi, c'è un contratto di manutenzione full service in essere, quindi insomma non sto qui a raccontarvi tutte le trafile, però siamo riusciti a mettere in esercizio e avere dei mezzi, insomma, nella situazione di ATAC che conosciamo tutti, e avere dei mezzi fermi era veramente un delitto che siamo riusciti invece a risolvere. Situazione di ATAC, scusami Luigi, perché a questo punto c'è da chiedere perché prendono fuoco gli autobus, si sono incendiati per autocombustione ben 16 dall'inizio dell'anno, se non ricordo male il numero. Sì, e oltre alle indagini interne di rito che stiamo facendo, io ogni volta avviene questo mi faccio inviare tutti i documenti dell'azienda da ATAC, li leggo, li leggo insieme agli esperti e così via. C'è un tema fondamentale che è quello che comunque ATAC ha un parco autobus vecchio. Considerate che più della metà degli autobus di ATAC è arrivato a fine vita tecnica, ha più di 12 anni e quindi tendenzialmente è a fine vita tecnica, quindi c'è un lavoro enorme da fare. Anche da questo punto di vista ci stiamo impegnando, l'abbiamo detto anche oggi, tra autobus che devono arrivare nel corso di quest'anno e autobus che abbiamo messo e acquisto di autobus che abbiamo messo a budget, da qui ai prossimi anni dovrebbero arrivare diverse centinaia di autobus per ATAC, che dovremmo cominciare a svecchiare la flotta, che ormai diventa una priorità assoluta non più rimandabile se vogliamo continuare ad offrire un servizio di trasporto pubblico. Per tornare al discorso di apertura, le chiedo, perché sicuramente avrà letto anche lei un po' di agenzie, in questo caso un po' di polemica politica che non manca mai, da parte del Partito Democratico in questo caso, una messa in scena per spostare 15 filobus con garanzia scaduta, ma nessuna accelerazione sul corridoio Laurentina. Arriva questa dichiarazione da una nota della consigliera del Partito Democratico Capitolino Laria Piccolo. Vuole rispondere a questa piccola grande polemica? La consigliera Laria Piccolo è membro della Commissione Trasporti e quindi ben saprà che il tema del corridoio Laurentino l'abbiamo già affrontato in Commissione Trasporti in autunno e torneremo sul tema da qui a 2 settimane, già ho convocato un'altra commissione. I lavori proseguono con qualche difficoltà oggettiva che nasce però nell'impostazione del progetto, perché fu suddiviso in tratte, ogni tratta doveva essere alcune tratte devono essere costruite da alcuni costruttori come opere a scomputo, quindi cioè,
ci fu tutta una complicazione enorme burocratica con il quale fu proprio costruito l'impianto di questo intervento, che però stiamo con enorme fatica cercando di gestire. Quindi ripeto, come abbiamo già detto, i lavori dovrebbero concludersi per la fine di quest'anno, al massimo l'inizio del prossimo, quindi non c'è nessuno, insomma procediamo con il massimo dello sforzo per aprirlo quanto prima, quindi non, Stefano, lei non capisco veramente, non capisco in un giorno come questo di oggi, non, la polemica politica sinceramente non l'ho proprio compresa, perché è stato un risultato, ripeto, per la città, perché voi considerate, Stefano, lei è stato all'opposizione, quindi lei lo sa benissimo come funzionano anche le polemiche, quindi non lo devo insegnare a lei. All'opposizione sapevo riconoscere quando oggettivamente era stato fatto un qualcosa di costruttivo. Voi considerate, secondo dato, che ogni filobus ci è costato €500.000, quindi considerate appunto quale spreco enorme era continuare a lasciarli fermi in deposito a marcire, poi perché un mezzo meccanico, se non si muove, poi ci sono tutti dei deterioramenti che avvengono. A proposito di polemiche, la polemica suscitata dal servizio delle Iene su presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione della lista. Allora, che cosa dici, Enrico? Ma assolutamente, lo abbiamo spiegato anche oggi, che non c'è nessuna illegittimità e le firme sono state raccolte regolarmente, insomma, quindi non ci sono stati degli errori che hanno inficiato la regolarità e legittimità della lista, insomma, quindi andiamo avanti anche nonostante questa notizia, che mi sento dire oggi magari ha coperto una notizia forse appunto ben più importante, come era quella dei filobus che siamo riusciti a mettere in esercizio. Ma è una questione più di forma che di sostanza, Stefano, secondo lei, nel senso che in realtà non si parla di firme illegittime o firme false, no? Tanto per chiarire a chi ad esempio non avesse visto il servizio delle Iene, piuttosto che la replica che è arrivata anche dallo stesso sindaco, che è stato raggiunto sin sulla neve dall'inviato delle Iene. Però c'è il sindaco che a un certo, non le chiedo di commentare le parole del sindaco, però il sindaco giustamente dice: io in quel momento ricoprivo un ruolo preciso, che appunto era quello di occuparmi della campagna elettorale, di conseguenza dovete chiedere al delegato del movimento che si occupava dell'iter amministrativo. Lo stesso servizio delle Iene fa riferimento, chiama in causa due diversi esponenti di diritto amministrativo e in realtà si dice: beh, effettivamente non c'è una legge che dica che le firme dovessero essere raccolte entro il 23 o il 20, quindi diciamo che forse un pochino più di precisione poteva essere fatta da parte vostra, la metto così. Guarda, se tu sei d'accordo, la risposta, se vogliamo sentire anche la Raggi, che cosa ha detto stamattina proprio a margine della presentazione dei filobus. Infatti, allora andiamocelo a sentire. La presunta irregolarità delle firme per la sua candidatura. Sì, l'abbiamo letto, non solo, sono anche, come avete visto, sono anche venuti in montagna, abbiamo sempre risposto tramite i delegati di lista, che sono peraltro due avvocati, mi hanno rassicurato, comunque effettueremo anche gli ulteriori accertamenti e verifiche, ma da quello che mi viene rappresentato dai miei stessi delegati non c'è alcuna irregolarità. Quindi è tranquillo. No. Grazie. Questa è la risposta di Virginia Raggi, appunto era accanto a Enrico Stefano, insomma, quindi diciamo è strumentale questo, secondo voi, questo servizio? Mi sento di dire magari di sì, ripeto, c'è la libertà di informazione, libertà di pensiero in Italia, quindi ognuno può fare i servizi che vuole. Però io magari mi focalizzerei su aspetti più nel merito. Un servizio che prende spunto però da un consigliere d'aula, insomma, da Alessandro Onorato, giusto? Questo non lo nel so. Servizio, il servizio viene. Allora, io vi confesso che ancora non l'ho visto il servizio. No, per essere precisi. Allora, ci mancherebbe. Ripeto, io non è che. Io sono sempre aperto al dibattito, al dialogo, alla giusta tensione che poi c'è tra maggioranza e opposizione e così via. Però mi piacerebbe che questa tensione fosse convogliata sui fatti. Sono mesi veramente che sentiamo parlare di firme, che sentiamo parlare di nomine, che sentiamo parlare di cose. Io sarei ben felice di parlare nel merito di quello che stiamo facendo, magari stiamo sbagliando su tante cose, ma parliamo di quello che stiamo facendo nei fatti per la città. Ovviamente è un appello così che lancio un pochino in generale, non ce l'ho con voi, ci mancherebbe. Io per quello che conta sono d'accordo con Stefano, lo dico subito, perché
comunque è una cosa strana, non lo so se me lo può spiegare Stefano, perché attaccare il Movimento 5 Stelle sul rispetto formale delle regole è proprio, non lo so, mi sembra così, un tentativo praticamente inutile, mentre volendo, come dice lei, adesso torno a darle del lei, mentre si può discutere sulla politica, sulle decisioni concrete, dice ok, allora ATAC funziona bene o funziona male, AMA funziona bene o funziona male, ma insistere sul rispetto formale delle regole a me sembra francamente un esercizio autolesionistico da parte di chi lo fa. Sì, no, lo dico in primis per chi fa opposizione, insomma, è sempre utile farlo nel merito dei fatti, che ripeto, non è che siamo perfetti e sicuramente facciamo errori, e magari su questi si potrebbe discutere, ma altro anche che stancare i cittadini, polarizzarli ancora di più, perché poi si avranno sempre di più posizioni estremiste da una parte e dall'altra, e poi appunto si allontanano i cittadini da quello che dovrebbe essere il vero dibattito politico sul bene della città, insomma. Quindi ripeto, il mio è un appello un po' in generale, spero che i colleghi di opposizione mi ascoltino, ecco. Stefano, tanto è sui bus, mi pare di capire, sul servizio di trasporto pubblico, giusto? No, in questo momento sentivo. Sto a Via del Corso, sto camminando, però non sto sull'autobus, no. Buon proseguimento di camminata, allora, si sta allenando per la maratona oggi, perché... In bocca al lupo per la maratona del 2 aprile. Aspetta, ma è stato raggiunto alla fine sta accordo per i maratoneti che vanno col pettorale? Per parlare tanto nel merito, e purtroppo ancora no. Ero in contatto, mi hanno aggiornato sul tema l'ultima volta venerdì pomeriggio, ma e ancora farlo. Non siamo riusciti a sbrogliare questo aspetto, e oggi adesso appena posso rifaccio anche il punto perché insomma tanta gente arriva dall'estero, insomma, e comunque arrivano dal resto dell'Italia. Un messaggio anche per l'ATAC, quindi certo, cioè chi si presenta col pettorale prende e passa tranquillamente, è stato fatto tutti gli anni, poi tra l'altro bisogna pure... Infatti sulla bontà dell'iniziativa non discuto, certe volte appunto lo dico per spiegare, non per nascondermi, che spesso c'è, sulle cose più semplici e banali in realtà dietro c'è una burocrazia non sempre facilmente gestibile, insomma. Grazie Stefano, buona giornata. Grazie a voi. Grazie, scusate ma mi è presa questa botta di schizofrenia, alle volte gli dicevo Enrico, ma era quando c'era la, diciamo, era il maratoneta, il maratoneta Stefano con il maratoneta Stefano. Esatto. Poi c'era un discorso, diciamo, di istituzionale, e là sono tornato a dare del lei, insomma, scusate la schizofrenia, però si comprende. Va detto che con Enrico Stefano si era sempre dato del tu, quindi sì, però è sbagliato, secondo me è sbagliato, perché... Ah sì, beh, lo sai, io sono molto istituzionale con tutti, io do del lei anche ad opinionisti di Radio Lo Sport che so anni con i quali parlo, ma io sono un caso veramente più unico che raro. Allora 3775104